Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale qui dalla villetta. Oggi pomeriggio ho intenzione di tirare giù questo albero grosso che c'è qua dietro di me. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Siccome disturba un sacco di altri alberi, è un po' malato, secco, eccetera, abbiamo deciso che ha da essere tagliato. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco, allora si tratta di questo albero qua, praticamente questo qui, che va su 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 fino là in cima. E niente, l'unico modo per tirarlo giù decentemente è quello di farlo cadere da questa parte qui, sulla strada. Tirerà giù un po' di rami, spero che non tiri giù quel ramo là grosso di quell'altro albero là, però oh, se viene giù, viene giù. Vediamo. Non dovrebbe raggiungerlo in teoria, però boh. Ok, allora adesso niente, trovo un posticino dove mettervi e vediamo di procedere. Ok, allora adesso praticamente procedo al taglio, faccio prima l'incisione e poi il taglio e vediamo cosa riesco a fare e speriamo bene. Intanto mi sa che sposto quel secchio là con alcuni attrezzi e poi procedo. Yeah.
direi che è venuta giù perfetta. Che meglio di così non si può. Ottimo. Ottimo, ottimo. Adesso c'è da tagliarlo su. Bene. Vi faccio vedere fin dove è arrivata. Non era altissima, ma sono forse 12-13 metri, 15, una roba del genere. E adesso si taglia su. Bene, vi rimetto lì e adesso vediamo da dove comincio, ma credo che comincerò da lassù e piano piano mi sposto verso il tronco più grosso. Ok, allora vi metto da qualche parte dove vedete meglio.
Ok, abbiamo finito per oggi, tagliato su tutto. Intanto lo lascio qui e poi dopo porterò su piano piano il tutto. Poi vorrò vedere a spaccarlo questo, magari domani mattina. Adesso vediamo, anche perché devo trovare il posto. Quindi restano da tagliare su tutti questi rami secondari più piccoli, però vedete che insomma alcuni hanno un bel diametro e quindi anche da bruciare si possono utilizzare per bene, e gli altri si useranno per fare per esempio il pane. E sì, e questo è da spaccare tutto e da portar su, anzi prima portar su e poi spaccare, perché spaccare lo devo spaccare vicino a casa. Ci sono un po' di pezzi qua e un po' di pezzi là, che anche quelli più grossi dovrò spaccarli almeno a metà, e qui invece questi sono tutti da spaccare almeno in quarti, se non addirittura in sei pezzi o giù di lì. Questo qui sarà divertente perché, come vedete, è enorme. Boh, vedremo. Intanto proverò a spaccarlo, a vedere se si riesce col mio spaccalegna. Intanto per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!